Buongiorno Previ, buongiorno. Buongiorno Don Cherry, che era il papà. Papà di Eli e Nene Cherry, che è stato un jazzista americano. Una persona dolcissima. Una Cherry, persona di una raffinatezza. Io conoscevo Cherry, quello francese, poi che era Mon Cherry. Mon Cherry, sì. Siamo tutti un po' alcolici però. Poi lamentatevi di Cucciolona, Poi lamentatevi di Cucciolona. Don Cherry, giustamente la stella dice, era quello che era vestito con il clergyman. Cioè, era quello con il colletto, il don. Buongiorno Previ. Buongiorno. Allora, parliamo di un argomento. Sta capotata. Sì, comunque esagerate. Detto, perché magari la festa sta andando tutta tranquillamente. Esatto. Poi esce fuori un fuoco d'artificio all'interno di un luogo chiuso. Sai che, per esempio, le famose sculture. Mi sono sempre un po' perplesso, perché è una cosa che, cioè, tutto sommato dovrebbe dare, no, ora alla festa. Tono. A me effettivamente mi sembra una roba un po' triste. Però quando alla festa di presentazione dell'Eurovision c'è la scritta Eurovision enorme, fatta, cioè, come direbbe Cassano, un po' di emozione, chapeau. Però diciamo che le notizie che affrontiamo sono tutte legate ai matrimoni dove, ricordiamo, dovete chiamare vostro cugino a suonare la marcia nuziale, se no obbligato. Che cazzo di matrimonio è, cioè, ragazzi? Comunque, ecco, questo è un evento da ricordare, cioè. Mi risposerei solo per questo, per avere farlo suonare. Ma c'è fatti no. Sì. Scusate, ma questo è sempre. Aspetta, vieni. Di tutti i tipi e di tutti i colori. Diciamo che le cose più assurde, secondo me, adesso sono tesimi che prendono i matrimoni. Certo, perché, certo. I diciottesimi vengono festeggiate come se fossero delle spose. Ah, e certo. Quindi si vede l'intero evento. Ma è colpa di quei programmi lì, sì, tipo qui lui continua. Ma chi se n'era? Ce n'era uno molto famoso su Real Time che faceva vedere i compleanni delle quindicenni, se non sbaglio. Sì, anche c'era My Sweet 16. Io grande fan, ovviamente. ovvio. Perché parliamo però di feste esagerate? Un po' di notizie. Allora, nella di Tavolara, siamo in Sardegna, è cresciuto in poche ore un enorme capannone bianco, un super gazebo e comune. Mostro, delle dimensioni di profondità 30, lunghezza 60 e alto una quindicina di metri. Un condominio. Immaginate una palafitta grande quanto un campo da calcio. Sì, praticamente sì, pare, senza l'ok del comune, della sovrintendenza, naturalmente. Pensa, il fondo marino lo avranno massacrato. Tutto questo perché? Perché si tratta di una festa per le nozze del figlio del re di Giordania Al-Hussein con una ricchissima ereditiera saudita, Raiwa Al-Saif. Sono e naturalmente i residenti dicono, il giorno dopo, se non è tutto smontato andiamo coi cacciavidi. Cominciate a tirarli fuori. Sempre così finisce. Ma quanto ti è piaciuta Bitonto a te l'ha fatto. Bitonto, una bambena ha coronato il suo sogno. Dopo la cerimonia in chiesa della comunione, i familiari hanno deciso di festeggiare la piccola in grande stile, accompagnandola a bordo di una meravigliosa carrozza bianca tirata da due cavalli, Soldatino e Bernadette. Se sappiamo i nomi. No! Uragano! Sono Soldatino e Bernadette. Abbiamo verificato. Okay. Quindi si sono fatti questa sfilata, insomma, sotto l'occhio critico e divertito dei presenti. Arriva così alle 7:39 su Radio DJ il messaggio di Mina al 342-00-00700. Il gender reveal party? Giusto. Quelli, certo. Però, allora, poi chiaramente uno fa quello che può, quello che si sente. Però secondo me, se una ragazza di 16 anni fai già una festa così, e quando si sposa, che succede? Che te inventi? Se per il compleanno del tuo figlio dodicenne affitti il Luna Park, dico, per dire, quando le fa 18, frecce tricolori così. Cecio, lapidario, la cosa più esagerata che hai visto a un matrimonio, una festa che hai ripreso, vieni vicino al microfono. Vieni. Proprio la roba che tu dici, che sono una torta, una roba, che so. L'entrata in gondola sull'asfalto, attenzione. Non a Venezia. Vabbè, basta, cambiamo argomento. E secondo Fanpage questo è il disco in assoluto più suonato ai matrimoni. Ci sta Bruno Mars, Mary You. Io sapevo che era per le proposte di matrimonio, ma si vede che poi si protrae. It's a beautiful